Ciao ragazze! Allora, oggi vi creo questo nuovo video che è un video tag che è stato inventato da Zivera Voltus. Spero si pronunci così, quindi nel caso avessi sbagliato scusami. E lo inserirò anche come video di risposta al suo video, diciamo, al suo video madre dalla quale sono nati tutti gli altri video tag. Questo video tag si chiama 10 domande sul film su Cernit. Allora, come al solito inizio col mio sfondo da Facebook e ovviamente ho tutto scritto perché altrimenti mi sarei già dimenticato tutto. E iniziamo con la prima domanda. Come sfondo per il momento vi lascio questo della pagina Facebook, spero non sia noioso vedere sempre lo stesso sfondo, però non sono abituata a riprendermi in faccia, quindi la cosa mi dà un po' ansia, un po' fastidio. Iniziamo con la prima domanda. La prima domanda dice: quando hai iniziato a lavorare il film Il Cernit? Allora, io ho iniziato circa 2 anni fa, quando per caso, girando per un negozio di belle arti, ho trovato questi panetti di Fimo e la commessa mi disse: se ti interessa, questa è una pasta modellabile, come la Cerapongo, diciamo, però viene cotta in forno. Siccome in quel tempo avevo uno stile un po' alternativo, mi definivo Sin Queen, non sto qui a spiegarvi se non conoscete il tipo di stile, ero fissata con le collane, non so se avete presenti, quelle con i diamanti che si usavano per questo tipo di stile. E volevo crearmene anche io e creare un negozietto per fare tutti questi diamantini per tutte le persone che seguivano il mio stile. Così acquistai soltanto il rosa e il bianco, credo. Comunque era ancora il Fimo Classic. E acquistai questi panetti, andai a casa, provai a fare alcune cose come nuvolette, diamantini. E la prima volta le bruciai tutte. Una puzza tremenda. Comunque la prima volta le bruciai tutte. E questa fu la prima volta che utilizzai il Fimo. Poi, sempre nel primo anno, diciamo, nei primi mesi, non mi prese così tanto il Fimo. Diciamo che poi alcuni panetti li lasciai lì buttati, alcuni li regalai anche ad una mia amica proprio perché ero decisa a non utilizzarli più. Poi, invece, diciamo che io ero già su Facebook da un bel po' di tempo, girando, ho trovato alcune pagine. Come per esempio Daniela Pupa, Cookieland, e da lì è nata la mia voglia di ricominciare a creare le cose con il Fimo. Quindi ho ricomprato alcuni panetti di Fimo da internet questa volta perché scoprii anche che costavano di meno e ho iniziato a lavorare e la prima creazione che creai era degli orecchini con le ciambelline. Ed ero abbastanza soddisfatta del risultato, così poi da là sono stati tutto un crescere nel mondo del film e dell'arte che mi ha accompagnato. E niente, ho iniziato così. La seconda domanda dice: come è nato questo tuo hobby? Allora, credo che nella prima domanda ci sia stata anche parte della seconda, perché, vi ripeto, il mio hobby è nato sia perché avevo scoperto questa pasta e quindi volevo provarla, sia perché girando su internet e cercando di capire meglio cosa fosse, di che materiale fosse, come si lavorava, cosa si poteva realizzare, vedendo poi le varie immagini, mi rendeva, cioè quelle immagini, diciamo, che vedevo, ciambelline, collane, bamboline, mi piacevano talmente tanto che poi decisi di voler iniziare a lavorarlo anche io, così poi da 2 anni a questa parte è diventato un vero e proprio hobby. La terza domanda dice: qual è stata la tua prima creazione? Allora, la mia prima creazione al momento non l'ho qui, ed è, come vi stavo dicendo prima, un paio di orecchini con delle semplici ciambelline che oltretutto avevo realizzato guardando un video tutorial su YouTube. Erano delle semplici ciambelline, sì, insomma. Comunque, dato che la mia prima creazione non ce l'ho, vorrei farvi vedere la mia seconda creazione. Questa è veramente la seconda creazione che io abbia mai creato ed è un anello. Questo qui. Sì, cioè, voglio dire, si vede che comunque è una mia prima creazione perché comunque si vede che è poco definita, è lucido, è tutto sbavato qui, è tutto tolto.
Questo diciamo che è un po' un gingillo di famiglia, non so come chiamarlo, perché non lo vendo e lo tengo per me proprio perché mi ricorda il livello dalla quale sono iniziata e il livello alla quale arriverò un giorno, sicuramente. Poi, la quarta domanda dice: qual è stata la tua ultima creazione? Allora, la mia ultima creazione sono stati dei bracciali doppi. Doppi perché questo bracciale è formato da un bengal in fimo, quindi un rotolo di fimo che poi è anche quello che vi mostrerò in un video tutorial come realizzarlo, e un filo di perle con degli charms in fimo. Questi bracciali possono essere indossati sia soli che in coppia. Ora ve li sistemo, vedete questo, e il bengal in fimo. E ogni bengal infimo va in coppia con un bracciale. Aspettate un attimo che sto facendo tutto con una mano, quindi è un po' difficile. Ecco il primo. Il secondo. Il terzo e il quarto, che è l'ultimo. E queste sono state proprio le mie ultime creazioni in quanto le ho fatte. Eccole qui, vi faccio vedere bene. In quanto le ho fatte proprio ieri sera. Ora un secondo e andiamo avanti con le domande. La quinta domanda invece dice: qual è la tua creazione più... È la quinta, oddio. Scusate, però qua mi impappino anche perché finita la scuola la mia scrittura è un vero schifo. Qual è la tua creazione più brutta oppure che non ti è piaciuta? Allora, la creazione più brutta è prettamente che non mi è piaciuta, perché vi spiego. La foto di questa creazione è stata caricata anche su Facebook e molte persone mi hanno detto invece che non dovevo buttare questa creazione perché secondo loro era bella e volendo poteva anche essere indossabile, quindi con bracciali e cose varie. Però io personalmente poi l'ho buttata in un angolino e ho detto no, a me non piace. Ve la faccio subito vedere. La creazione che proprio non mi piace è questa. Diciamo che il motivo per la quale non mi piace è che avevo creato questo sfondo che mi piaceva un sacco, però poi ci ho messo questa bambolina ed effettivamente il risultato non mi piaceva per niente. Così l'ho lasciato un po' stare, anche gli occhietti non mi piacevano, anche se lo metterà mai a fuoco. Eccola qui. Vedete gli occhietti come sono grandi, eh? Non... Veramente non mi ispirava per niente, così decisi subito di lasciarla completamente perdere. Ora andiamo alla sesta domanda, che dice: qual è la tua creazione più bella? Allora, per non avere lotte con me stessa, ho deciso, per rispondere alla domanda qual è la tua creazione più bella, di farvi vedere due creazioni, perché ero in continua lotta su quale farvi vedere, comunque le mie due creazioni, quelle che mi piacciono di più, comunque sono due. Uno è il bangle con Ariel, gli strassini e l'effetto ghiaccio. Scusatemi. Mentre il secondo invece, che è la creazione che mi piace di più anche, è questo bracciale, che ha questa fatina in lilla, che oltretutto è stata rinominata Fatina Nina, prendendo dal mio nome, questa rosina e questo animaletto. E questa veramente mi piace un sacco, mi sono veramente innamorata di queste fatine e... Ovviamente non per essere modesta, però mi piacciono veramente un sacco e credo che ne creerò tante altre. Poi l'abbinamento con questa catenina lilla. E questa è stata veramente una delle creazioni che mi è piaciuta di più. Passiamo alla settima domanda. Qual è il tuo colore di panetto preferito?
Allora, non ricordo il numero perché al momento non ne ho un panetto nella quale si vede il numero, quindi non posso dirvelo, ma sicuramente chi segue il video creerà anche come me le cose in film, quindi sa bene che colore è. Il mio panetto preferito è il rosa chiaro, non il rosa quarzo, il rosa, il normale rosa baby, non so come descriverlo, non mi ricordo neanche come si chiama il colore del panetto. E mi piace veramente tantissimo perché è quel colore che prima per crearlo, quindi con la fucsia e col bianco, mi andava a spaccare le mani, mentre ora è veramente una genialata creare questi panetti con i colori pastello, ecco. Perché non mi vado più a spaccare le mani per trovare quel colore pastello e c'ho lì il panetto già bello pronto. Veramente i colori sono una cosa fantastica. Anche il vaniglia pastello è un panetto che mi piace tantissimo, però rispetto al rosa pastello lo utilizzo molto meno, perché magari il rosa lo utilizzo 10, ne utilizzo 10 panetti al mese, e il vaniglia ne uso soltanto uno. Poi passiamo all'ottava domanda, che dice: quale colore di panetto non ti è piaciuto? Allora, questa domanda è un po' difficile perché ormai diciamo che lavoro il Fimo da un bel po' di tempo e soprattutto tutto ciò che creo è sempre qualcosa di molto personale, quindi è difficile che io trovi un panetto nella quale il colore non mi piace. Però ci sono vari panetti che ormai si sono induriti perché sono rimasti lì e sono rimasti inutilizzati. E sono rimasti inutilizzati perché questi colori comunque non mi servivano, comunque non mi piacevano così tanto da utilizzarli. Ed è il raspberry, se non sbaglio. O il raspberry o comunque quel colore che andava tra il fucsia e il viola. Era un colore che non ho mai utilizzato, non so dirvi perché, perché ora ad esempio se lo avessi, che non fosse duro come quello che ho perché ormai quello si sbriciola troppo, comunque se lo avessi sicuramente lo utilizzerei per qualche bambolina, però il problema è che come colore non lo richiedo neanche tanto e quindi non mi sembra quasi inutile, non mi piace come colore, anche perché si può facilmente ottenere utilizzando altri colori. Passiamo alla nona domanda che dice: quale sarà la tua prossima creazione? Allora, ci devo pensare abbastanza su questo. Comunque, la mia prossima creazione dovrebbe essere un altro bangle dipinto a mano. Quindi i bangle sono come questi bracciali qui, dipinto a mano, che ha come tema Rapunzel. Suono però non so bene se il mio prossimo, la mia prossima creazione sarà questo bangle oppure saranno degli anelli con gli charms pendenti. Quindi o uno o l'altro, diciamo. E passiamo ora all'ultima domanda. E spero di essere andata anche abbastanza veloce per non annoiarvi come al mio solito che parlo per ore. La decima domanda dice: le tue creazioni sono in vendita? Allora sì, le mie creazioni sono in vendita e trovate tutte le mie creazioni in vendita sulla mia pagina Facebook, che è quella che vedete ora qui di fronte. Basta digitare il nome Nina's with Fimo Creation. E oltre a mettere il mi piace alla pagina, ovviamente potete vedere tutte le mie creazioni in vendita. Vedete, qui ci sono i bracciali. Tutte le mie creazioni in vendita sono qui. E per scrivermi vi basta arrivare in questa parte qui e fare, se non mi sbaglio, c'è invia messaggio. E poi io li riceverò qui di lato. Ecco qui. E da lì ovviamente vi risponderò anche a qualsiasi vostra richiesta. Potete fare qualsiasi tipo di richiesta e potete acquistare gli oggetti che sono disponibili. È una cosa prettamente personale. E niente, spero che questo video tag vi sia piaciuto, anche perché a me piace tantissimo sbirciare e curiosare tra tutto quello che pensano gli altri, quindi seguo spesso questi video tag. E mi piace veramente tanto vederli, mi rendono carica e mi danno felicità, diciamo. E niente, spero di vederci con un prossimo video a breve ed ho intenzione di fare un video per tutte le persone che iniziano proprio ora a lavorare Fimo, quindi un video un video base per le creazioni handmade. E spero di riuscirlo a fare presto e soprattutto spero di riuscirlo a fare bene. Un bacione a tutti, ciao ciao!